Si informano i signori passeggeri che il volo AF1648 per Barcellona è temporaneamente sospeso per motivi tecnici. Ci scusiamo per il disagio. Ci mancava anche questa. Se quando c'è da aspettare, uno si organizzerebbe. È bello su di questo. Ci voleva pure un seccatore che venisse a attaccare l'otto. La commedia nasce da un libro di Ameline Nothomb. Io l'ho avuto grazie alla direttrice artistica che me l'ha proposto come testo, e sinceramente appena ho cominciato a leggerlo non ho smesso fino alla fine, perché la scrittura della Nothomb è talmente intensa, talmente prende talmente il lettore che vuoi arrivare alla fine, e da subito ho pensato che poteva diventare uno spettacolo teatrale. Che cos'è questo testo? Il testo possiamo definirlo un giallo perché ha tutte le componenti del giallo, pur non essendo un giallo ovviamente. C'è l'assassino, c'è la vittima, ci sono tutte le situazioni di accuse e controaccuse che sono tipiche di un giallo in pieno stile. Proprio bisogna aspettare quasi gli ultimi 10 minuti per poter dire ho capito che cosa succede in questa storia. Fino allora ero un orfano, pallido, magro, che viveva in pace con i nonni. Diventai tormentato, angosciato, preso a mangiare come un forsennato. Sempre la sbobba dei gatti? No, non solo, anche quella dei nonni. Se un cibo mi ripugnava, io mi ci gettavo sopra e lo divoravo. Oh, in Olanda ci vuole poco ad essere disgustati dal cibo. Già, per quello io ho mangiato molto. Lei però non è affatto grasso. Bah, io brucio tutto sotto forma di ansia. Dall'adolescenza non sono cambiato. Continuo a portarmi dietro il pesante fardello di colpa che ho conosciuto. Ci sono parecchie battute su questo personaggio che è difficile da interpretare perché ha numerosissimi registri, è disturbato psicologicamente, io non voglio rivelare niente della trama, però bisogna usare molti registri interpretativi, molte voci, molte posture diverse, per cui nonostante abbia fatto tanti personaggi, devo dire che questo forse è uno dei più difficili. Non da lei, è da chi se non da me, ma non le viene in mente, razza di squilibrato, che conoscere qualcuno significa viverci insieme. Parlarci insieme, dormirci insieme e non distruggerlo. Eccoci giunti ai luoghi comuni. La sua prossima sparata sarà amare qualcuno, vuol dire guardare nella sua stessa direzione. Stia zitto! Ma che cos'è? Girolamo Augusto. Lo sa bene. Chi non ha ucciso nessuno non è così ipersensibile. Lo sa che il 24 marzo 1989 era Venerdì Santo. Suppongo non abbia scelto quella data a caso. C'è una difficoltà appunto in questo personaggio nel seguire quello che è sostanzialmente un testo epico, nel senso che alla fine lui deve seguire la narrazione di quello che accadrà da parte di Textor, resistendo ma anche al contempo poi cedendo, e quindi con questa tensione continua che si realizza durante la progressione del testo con il pubblico che è costretto a sua volta a seguire questo andamento alternato fra tensione e rilassamento, divertimento e tragicità dei fatti che narra lo stesso Textor, quindi come giallo psicologico e finale tragico. Ogni volta che l'uomo sbatteva la testa contro il muro, sottolineava il suo gesto con un grido. Urlava «Libero! Libero!»